Amiche e amici bianconeri, bentrovati. 3 gran minuti, location sempre straordinaria, spiaggia di Barletta, lungomare Pietro Mennea, qui per l'ultima volta, almeno per un po', e 3 gran minuti da condividere con voi, un gioco, ne ho parlato ieri, ora lo facciamo, su quella che potrebbe essere la Juventus di Massimiliano Allegri, con il che ovviamente il calciomercato che ancora non è cominciato, le cessioni che ancora non sono avvenute. Secondo voi come giocherebbe oggi Massimiliano Allegri? Prima di cominciare però, come sempre, iscrivetevi al mio canale YouTube, tenete attiva la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati su tutti i futuri contenuti che pubblicherò su questo canale, e in fondo alla puntata, mi raccomando, mettete like al video, non per me, ma per quel bellissimo mare che sta alle mie spalle. Dicevo, 3 gran minuti sulla disposizione in campo che Massimiliano Allegri potrebbe dare alla Juventus. Io personalmente ne ho sentito parlare un po' come voi sulla volontà di quella che potrebbe essere la volontà di Allegri, ovvero di disporre la Juve con un 4-2-3-1 piuttosto che con un 4-3-3, ma come ben sapete Massimiliano Allegri è stato artefice in passato di grandi variazioni sul tema, e quindi potrebbe stupirci con qualcosa di cui oggi non abbiamo ancora ben presente. La rosa della Juventus è una rosa importante, è una rosa da rivalutare, presenta molti giocatori che sono, diciamo, sottostimati rispetto al loro reale valore per una stagione difficile, quella conclusasi con il quarto posto, e quindi a Massimiliano Allegri toccherà anche il compito di rivalutare una rosa oggi decisamente svalutata rispetto a quella che è l'aspettativa del club. 4-2-3-1? Beh, io penso che sicuramente Massimiliano Allegri partirà da una base, ovvero dalla difesa 4, salvo fermo restando che in condizioni di necessità e di esigenza, come ha saputo fare in passato, potrebbe proporre la difesa 3, magari a partita in corso, ma di base direi che in linea di massima giocherà con la difesa 4. Da questa difesa 4 poi si andrà a sviluppare o un 4-2-3-1 o un 4-3-3 o un 4-4-2, questo ancora non lo sappiamo, certo che è che giocando con voi in un ipotetico 4-2-3-1 e in considerazione del fatto che l'operazione Locatelli, ripeto, sarei molto stupito qualora non andasse in porto, lo stesso Carnevali ha parlato e ha detto che ci sono diverse offerte per il giocatore, ma si è visto con la Juve, la trattativa è in grande fase avanzata, la Juve ha tutte le intenzioni di chiudere, soprattutto per il volere di Massimiliano Allegri che lo ha lanciato nel grande calcio, e quindi in un ipotetico 4-2-3-1 do quasi per scontato l'arrivo di Manuel Locatelli, uno dei due difensori davanti alla due centrocampisti davanti alla difesa dovrebbe essere lui, l'altro da scegliersi tra nel ruolo di centrale Bentancourt, Rabiot ed eventualmente Arthur, il quale Arthur, se anche Massimiliano Allegri non stravede per questo tipo di giocatore, credo farà parte della rosa bianconera, perché ripeto, ha un impatto sul bilancio piuttosto elevato, difficile la sua cessione, bisognerà capire al rientro dalle vacanze la sua condizione fisica, se la calcificazione sarà stata superata o se il riacutizzarsi dell'eventuale dolore lo porterà a doversi fermare per un'operazione che era stata scongiurata ma che negli ultimi giorni si è vociferato possa tornare in auge. Auspichiamoci ovviamente di no, ma in un ipotetico 4-2-3-1 io dico Locatelli e uno tra Bentancur e Rabiot. Sappiamo la stima che Massimiliano Allegri ha per Bentancur. Bentancur non dovesse lasciare la Juventus, in questo momento non ci sono grandi sentori in tal senso, potrebbe essere l'uomo che potrebbe andare ad affiancare Locatelli. Ovviamente si fa per gioco, quindi diciamo questo. Ecco, poi lo sviluppo del 4-2-3-1, i tre dietro la punta, all'unica punta, diventerebbe una situazione non di facile gestione, di facile individuazione, perché nei tre dietro all'unica punta, l'unica punta sarebbe Morata o sarebbe Ronaldo? Questo va capito. Certo è che importanti sono gli apporti che da cui si aspetta Massimiliano Allegri, da Chiesa, che lo vedo titolare in qualsiasi modulo l'allenatore deciderà di disporre alla Juventus, e poi capire Kulusevski, capire Cuadrado, se titolare in un 4-2-3-1 quale altro esterno, quello dietro l'unica punta che presumibilmente a quel punto potrebbe essere Ronaldo, se fosse il Dybala a cui Allegri ha chiesto e ha invitato a rinnovare il contratto perché vuole farne un perno centrale del progetto quadriennale che lui ha sposato con la Juventus. In un ipotetico 4-3-3, ma ci sarebbe poi da valutare bene la questione, ripeto, Cristiano Ronaldo punta centrale, che non sarebbe la boa alla Lukaku, ma sarebbe un giocatore pronto a rientrare per
gli inserimenti poi da dietro degli esterni, ma anche dei centrocampisti. Bisogna capire invece in un ipotetico 4-3-3 quali potrebbero essere gli interpreti. Probabilmente Locatelli, Rabiot e Bentancur a centrocampo, e poi là davanti è difficile pensare a un 4-3-3 che preveda in contemporanea Dybala e Ronaldo in campo. Con Chiesa, ripeto, che lo vedo sempre titolare anche per la sua capacità di sacrificio, per la sua capacità di coprire la fascia, e quindi è difficile andare a individuare gli interpreti di un 4-3-3 se non probabilmente in un Chiesa, Ronaldo e Cuadrado o Kulusevski, oppure in un Chiesa, Morata e Ronaldo, escludendo così Dybala. C'è un ulteriore eventuale modulo che potrebbe essere il 4-3-2-1 o il 4-3-1-2, allora a quel punto sull'unica punta alle spalle vedrebbe una sorta di tridente formato da, dicevo ovviamente sempre dei tre di centrocampo, quelli citati prima, Locatelli, Bentancur e Rabiot, e alle spalle dell'unica punta che potrebbe essere a quel punto Morata, capire se Chiesa e Ronaldo o Dybala e Ronaldo. Insomma, le situazioni possono essere tantissime, alcune lasciano molte perplessità. Io ho provato così un po' a giocare, ma non è in questo momento di facile individuazione, ripeto, capire come potrebbe voler giocare Massimiliano Allegri. I moduli possono essere tanti, sappiamo che lui non ama parlare di modulo, soprattutto non ama parlare di numeri, perché poi in campo vanno 11 giocatori, tolto l'unico giocatore fermo che è il portiere, ci sono 10 giocatori di movimento, da cui ovviamente pretende sia la fase offensiva che la fase difensiva, e quindi 11 giocatori disposti a sacrificarsi l'uno per l'altro. Per lui contano poco a quel punto i numeri di un modulo. Certo è che la sensazione è che ad esempio Cuadrado, Allegri lo veda più diciamo da metà campo in avanti, che non una situazione bis come quella voluta da Pirlo, con Cuadrado spostato a terzino basso a destra, anche se a onor del vero molto spesso ha interpretato il ruolo molto molto bene. Ditemi la vostra, io vi do appuntamento ai prossimi 3 gran minuti, vi saluto da questa meravigliosa location della spiaggia di Barletta, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto sempre forza Juve. Ciao ragazzi. Amiche e amici bianconeri, doverosa integrazione al video registrato evidentemente ieri dalla meravigliosa spiaggia di Barletta, per una amnesia, una dimenticanza, inebriato dalla brezza marina, qui la location è decisamente diversa, relativa al giocatore Weston McKennie, che nel gioco dei moduli, nel gioco degli interpreti dei moduli, ho palesemente dimenticato. Credo invece che Weston McKennie sia un giocatore determinante, un giocatore che potrà fare le fortune di un allenatore come Massimiliano Allegri, poiché conosciamo la sua capacità di fare entrambe le fasi, quella di non possesso per essere un grande recuperatore di palloni, un grande interditore, ma avere anche una buona capacità di inserimento, cosa che peraltro ha evidenziato nel corso della passata stagione con, grazie ai suoi interinserimenti, alcune reti decisive. Pertanto nel gioco dei ruoli Weston McKennie potrebbe ricoprire una posizione importante in un ipotetico 4-2-3-1, forse è di più difficile collocazione, non so se sia pensabile nei due davanti alla difesa accanto a Locatelli, che ripeto è un giocatore che secondo me la Juventus andrà a chiudere nel corso della prossima settimana, ma e che giocherà presumibilmente spesso è titolare nella formazione di Massimiliano Allegri, mentre in un 4-3-3 ecco che oltre alla presenza di Locatelli e ai due citati Bentancur e Rabiot, credo che ci sarà spazio anche per Weston McKennie, che si giocherà una maglia per quei due posti accanto a Manuel Locatelli. Ditemi appunto la vostra, perché lo avevo dimenticato, ma credo che McKennie possa essere un giocatore che oggi è un pochino così in ombra, fuori, apparentemente fuori dai radar. Io stesso ne avevo palesemente dimenticato la presenza e me ne scuso, ma credo che potrà essere molto utile e tornare importante nello scacchiere tattico di mister Allegri. Lasciate i commenti, vi do appuntamento ai prossimi 3 gran minuti, buona giornata e sempre forza Juve! Iscrivetevi al mio canale YouTube, mettete like al video, seguitemi sui social che vedete qui accanto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!